Allora, fermi tutti, vi dico una cosa. Sto incominciando ad avere un po' d'ansia, ma tanta ansia. Ecco, non un po', in realtà. Siamo su Squid Game, il gioco che sta spopolando in questo momento, che proviene da una serie TV. E io sono su Roblox e ci sto per giocare in questo momento io, cioè nel senso con le mie mani, ok? Come funziona questo gioco? Beh, molto semplice. Ci sono tutte queste persone, tutti questi omini, che devono affrontare dei minigiochi, ok? E beh, semplicemente, se riesci a passare il minigioco, accedi al livello successivo. Mentre se invece non riesci a vincere il minigioco, muori e hai perso completamente la partita. Insomma, o sei l'ultimo a sopravvivere e quindi vinci, oppure per te non c'è scampo. Auguratemi buona fortuna e ci vediamo tra 1 minuto e 54. 5, 4, 3, 2. No, devo entrare! Mamma mia, stavo per fare lo stesso errore di prima. Praticamente se non entri all'interno di questa porta, cioè tipo non ti fanno giocare. Prima ho fatto lo stesso errore. Ok, bene, ci siamo. Il grande momento è arrivato. Questo è il primo minigioco. Mi raccomando, falsacchiotti, lasciate un mi piace. E beh, se riesco a superare questo primo livello, poi vi spoilerò una cosa. Benvenuto nello Squid Game. Questo è il primo dei tanti giochi. Luce rossa, luce verde. Vabbè, questo gioco è molto semplice, ve lo spiego io. Praticamente quando c'è luce verde noi dobbiamo camminare e quando c'è luce rossa dobbiamo stare fermi. Vedete? Luce verde luce rossa. E praticamente c'è quella bambola spaventosa che si muove. Ecco, beh, si muove tanto e si gira la testa e io mi devo fermare. Si gira la testa perché se non sapete che succede, eh beh, l'avete capito da soli. Ok, stop. Oh mamma mia che ansia. È una specie di un 2-3 stella. Però in realtà non vince chi arriva primo. L'importante è arrivare dall'altra parte del percorso, ok? Quindi attenzione. Ok, dobbiamo stare tranquilli perché noi non dobbiamo arrivare primi, anche se siamo tra i primi. Ok, calmi. Oh, mi sono mosso, mamma mia, non mi ha visto. Ciao piccolina, come stai? Tutto bene? Io ti voglio bene. Mi sono fermato. Luce rossa, luce verde. Vai. Me la sto rischiando tantissimo, ma siamo quasi arrivati, dai! Stop! L'ultimo passo! Sì! Luce verde! E siamo arrivati dall'altra parte del percorso! Primo livello superato! Ma gli altri si muovono! Forse se tu arrivi dall'altra parte del percorso, poi puoi muoverti quanto vuoi. Vedete che non succede niente? Però ci sono anche altre persone che, beh, stanno ferme. Quindi sapete che vi dico, noi facciamo passare questi secondi e siamo tranquilli così, non ci interessa. Noi stiamo bene, non c'è nessun problema. Siamo arrivati dall'altra parte del percorso, il primo livello è nostro. E intanto lì, oh mamma mia, ci sono delle persone stese a terra e no, non stanno dormendo. Vi avevo detto che vi avrei spoilerato una cosa e così sarà. Infatti, falsacchiotti, vi voglio ricordare che è uscito finalmente in qualsiasi libreria d'Italia il nostro libro Nin e Matti, il portale magico. E se voi andate in libreria oppure lo ordinate da Amazon, quando prendete il libro, beh, vi basterà aprirlo per trovare una mega sorpresa, cioè questa cartolina magica. Con questa cartolina magica, vabbè, ovviamente ci sarà all'interno il nostro autografo, ma qui sopra potete ritagliare e mandarci un messaggio oppure fare un disegno da inviarci direttamente qui. Trovate proprio, diciamo, l'indirizzo da spedire. E alcuni di voi riceveranno una sorpresa. Adesso però non perdiamo tempo perché siamo al prossimo, e dico al prossimo minigioco. Questo è un tiro alla fune e praticamente io devo cliccare qui più velocemente così. Tira. No, sto cadendo. Sono caduto. Ok. Io non credevo andasse a finire così. Oh no, ehi, aspettate, ma ho già perso. Ah, riproviamoci. Molto bene, eccoci tornati dalla nostra bambolina. Luce verde, luce rossa. Bene, vabbè, questo gioco, dai, in fondo è abbastanza facile. Ok, molto bene. Il problema è il prossimo, il tiro alla fune, devo dirvi la verità. Non ero abbastanza concentrato perché stavamo parlando del libro, devo essere sincero. Ero occupato a parlare della cartolina magica e quindi non mi sono concentrato abbastanza. Ma adesso non c'è scampo per nessuno, ma ve lo dico, ma proprio per nessuno, ora arriviamo qui intanto. Manca solo l'ultimo pezzetto. Ok, perfetto. Facciamoci l'ultima corsetta e andiamo proprio vicino alla bambola. Ciao, come stai? Tutto bene? Molto interessante. Sì, bel gioco. Sì, certo. Ma guardate, ci sono pure le persone che si arrampicano qui sopra, vanno sopra la bambola. Vabbè, fanno di tutto. Sentite, io non mi muovo da qui, sto tranquillo perché
che anche questa volta il primo livello è stato superato. Eccoci tornati, siamo arrivati. Io preparo il mouse e questa volta ve lo dico, non ce n'è per nessuno, eh. Dobbiamo premere il più velocemente possibile sul tasto rosso. Ti prego non sbagliare, ti prego. Ehi, ma io non voglio stare qui avanti. Fatemi andare dietro. Ehi. Ok, si parte. Via. No, non può succedere di nuovo. No, tira, clic. Resisti. Devo resistere 30 secondi. No, sto cadendo di nuovo. Non ci posso credere. Vai. Oh, 20 secondi, resisti, ti prego, no! E vabbè, sentite, ma io c'ho la squadra inutile, io c'ho la squadra scarsa! Ok, bene, ci risiamo ancora una volta, siamo qui insieme, tornati. Siamo pronti? Oh, guarda che se sbaglio anche questa volta io smetto di giocare, ve lo dico, non posso perdere. Vai, concentrazione. Mamma mia, clicco super veloce. Resisti. Pull. 35 secondi. Ok, stiamo andando bene, eh. Siamo in vantaggio. Ok, ti prego, resisti. Ah, ci stanno tirando un pochino. Questa volta non posso perdere. Schiacciate quel tasto, vi prego. Mamma mia, sto distruggendo un mouse per riuscire a vincere. Quindi vedete quello che dovete fare. No, ci stanno tirando via. Mamma mia. Noi questa volta stiamo resistendo. Bravissimi, sì. 5 secondi, ti prego, non arrenderti ora. 3, 2, 1. Sì, ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Mi sta facendo pure i complimenti la guardia. Oh, yes, livello superato e si può andare avanti. Siamo tornati nel dormitorio. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Congratulazioni, grazie mille davvero. È il momento di riposarsi. Oh, finalmente un bel riposo ci voleva. E dobbiamo stringere alleanza con altri giocatori. Per quale motivo, scusami? Buonanotte, dolci sogni. Ehi, aspettate un secondo, ma cosa devo fare? Devo scegliermi un letto per caso? Lo faccio subito, guardate. Mi metto qui. Oh, perfetto, ok. Buonanotte a tutti. È stato un piacere. Oh, ho dimenticato di dire che avremo una mazza da baseball per protezione. Oh no, non mi dite che bisogna combattere. Oh, si sta spegnendo tutto. Ehi, amici, che cosa sta succedendo? Fermi tutti. No. Voi avete capito male. Io non voglio restare qui al buio. Aiutatemi, vi prego. No, che ansia. Ma questo gioco è un'ansia incredibile. Allora, io non ti faccio niente, amico. Io difenderò la mia torre. Non provare a colpirmi. Ha provato a colpirmi o no? Dove è finito? Mi stai seguendo? No? Mi stai seguendo? È qui sotto. Oh no. Ok, bravo, tornatene a casa tua. Io non vi voglio fare niente, ragazzi. Io voglio solo vincere, ok? Voglio solo passare al prossimo livello. No, mi stai seguendo. Me ne devo andare via. Ho capito. Va bene. 60 secondi di sopravvivenza. Ve lo dico, se vi vedo vi colpisco. Non me ne frega niente. Anzi, ma se restassi. Aia! Mi ha colpito! No! Sono stato colpito in pieno! Oh no, resisti! Vattene via. Corri. Non ti deve vedere nessuno. Ok, bene. Qui dovrebbe essere tranquillo. Un posto tranquillo, vero? Ok, bene. Molto bene. Stiamo colpendo alla grande. Anzi no, in realtà non stiamo colpendo nessuno. Però vabbè, questi sono dettagli. Guardali come si colpiscono. Mamma mia, che ansia. Ok, io sto difendendo il mio letto. Sì, lo so che sono un pappamolle e dovrei andare a combattere. Ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare poi di morire e rifare un'altra sfida? No, assolutamente no. Ok, mancano 15 secondi. Sono tutti intorno a me, ma nessuno mi sta inseguendo. Io intanto do qualche mazza da baseball così a caso, come se non ci fosse un domani, perché tanto se qualcuno si avvicina lo colpisco. Oh, no, non puoi a un secondo dalla fine. Mi avevano colpito. Ok, basta, non mi inseguite più. Vi prego, lasciatemi stare. Mi stanno inseguendo tutti. Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta. Tu continui a inseguirmi, ma io tanto salgo le scale e non mi puoi colpire più. Oh, molto bene. Mi sa che è arrivato il momento del prossimo minigioco.
Allora, benvenuto nel prossimo gioco. Ok, bene, grazie. In questo gioco devo provare a indovinare. Ok, allora, non so la traduzione specifica, però devo indovinare se il numero nascosto è più alto o più basso di quello che c'è scritto. Insomma, è più facile a farsi che a dirsi, insomma. Ce la farò? Scopriamolo. Perché c'è Baby Kagla davanti a me? Ciao Baby Kagla. Allora, even odd. Io non ho capito precisamente, vi dico la verità. Io nel dubbio dico even. Ho selezionato even. Va bene? Ma lo canzo. Ok, ho aumentato il mio punteggio di 1, quindi siamo a 6. E io vi ridico di nuovo even. Sì, ve lo ridico di nuovo. Vediamo. Allora, vi dico la verità. Se qualcuno sa come si gioca a questo gioco, me lo scriva nei commenti, perché io non ci ho capito niente. So solo che ho perso dei punti. Oh oh, questa cosa non è buona. Proviamo a fare odd? Non lo so. Non posso perdere a un gioco di cui non conosco il significato. Non è valido però, Non è assolutamente valido. Vi prego, vi prego. Oh no, ne ho persi altri. Cosa? Vabbè, riclicchiamo odd. Per favore, ti prego. Non può finire così. Non può finire così. Non può. Ti prego. Ho perso la partita. Bene. Ho perso una partita a un minigioco di cui non sapevo neanche il significato. Oh mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Voi vabbè, non avete visto niente, è passata tipo più di mezz'ora, ma questi sono dettagli. Allora, che cosa è successo in questo momento? Ho rifatto tutto ancora una volta, ho perso, ho rifatto e sono arrivato qui. Siamo rimasti in pochissimi, ok? In pochissimi. E devo tipo, oh mamma mia, superare questi ostacoli. Ma è troppo difficile, perché solo una delle due pedane è quella che regge. Io ora sto facendo andare avanti gli altri, non me ne frega niente. Però ho pensato, se questi vanno sempre più avanti rispetto a me. Ok. Scherzavo. Scherzavo. Niente da fare. Scherzavo completamente. Che dire? ho fatto un'altra mezz'ora di gioco per tipo 30 secondi. Vabbè, quel livello delle pedane è impossibile comunque. Non sono arrivato neanche a metà. Fatemi sapere se siete riusciti a battermi. Lasciate un mi piace. E questo gioco è molto ma molto inquietante.